nominato nel 2001 da un gruppo di consorzi del Mediterraneo, tra cui Ferrara con il primo e il secondo circondario soci fondatori e il consorzio spagnolo dell'Ebro, con l'obiettivo di condividere esperienze e conoscenze rispetto a territori che già all'epoca presentavano i primi segni del cambiamento climatico. Stiamo parlando di Deltamed, un consorzio in frontiera per i terreni rivieraschi legati alla subsidenza e sotto il livello del mare, un'assemblea che cerca di dare risposte alle problematiche dei territori, all'agricoltura sostenibile, riunitasi a metà novembre in Spagna, ad Amposta, capoluogo del Delta dell'Ebro, alla quale ha partecipato anche il consorzio di bonifica pianura di Ferrara. Quando è un problema comune, se lo studi insieme, anche da altri punti di vista, diciamo, puoi fare delle verifiche più importanti. Ed è evidente che, per esempio, mentre il Po, delta del Po è un delta abbastanza arginato, confinato, altri delta come l'Ebro non lo sono. E per questo motivo ogni, diciamo, ambiente cerca di difendersi da queste modifiche. Tante le riflessioni anche per il territorio Estense, che secondo l'ultimo incontro di Deltamed dovrebbe puntare sulla coltura del riso per frenare la salinizzazione dei terreni verso la costa. Il riso è una cultura fondamentale per i delta. E perché una cultura fondamentale? Perché i delta sono tendenzialmente territori che tendono a essere salati, perché rifiraschi, l'incremento del mare, dell'altezza, il discorso della falda, e quindi il riso prevede volumi d'acqua irrigua molto importanti, 12, 13, 14 mila metri cubi. Pensate che una coltura di mais classica ne può utilizzare 2500, il grano molto di meno, e quindi questa acqua dolce col riso permette di lavare i terreni e permette di difenderci dal sale. È un rimedio naturale, che è il migliore. Il binomio riso e acqua è lo strumento che evita perdita ambientale, economica e sociale dei terreni anche per le aree del Mezzano. Il riso, oltre che la risaia, oltre che, diciamo, a poter abbattere il tenore salino, ha anche un vantaggio, perché noi abbiamo dei terreni organici, dei terreni torbosi, dei terreni che tendono a essere ossidati, cioè vengono distrutti sostanzialmente. Il Mezzano si dice che fuma, brucia. Tutte le lavorazioni agricole, specialmente quelle molto, molto forti, tendono a ossigenare il terreno e quindi a innescare questo processo di ossidazione. La risaia, creando questo velo d'acqua di 30-40 cm a seconda appunto dello sviluppo della cultura, ma sostanzialmente per molti mesi all'anno il terreno è coperto, crea un ambiente privo di ossigeno e quindi, da un certo punto di vista, lo difende da questa distruzione. Ecco, il Mezzano, che sono territori molto bassi, territori tra l'altro vicino alle valli, quindi con dei problemi di sale, sarebbe importante che anche in quel comprensorio si sviluppasse il riso. Il problema qual è? Che addirittura nei comprensori storici, Yolanda, Codigoro, il riso sta sparendo, perché avevamo circa 10.000 ettari pochi anni fa, adesso siamo a 5.000 ettari, perché i prezzi di mercato di questo cereale, che è un cereale meraviglioso, sono bassissimi, perché abbiamo grandi importazioni, e quindi i costi della coltura sono non indifferenti. Tra l'altro il consorzio, ovviamente, dando questi grandi volumi d'acqua, li deve sollevare, li deve distribuire, quindi noi siamo costosi e lo diventiamo ancora di più quando ovviamente la coltura non ha un buon ricavo e la gente, l'impresa, non può lavorare in perdita. Quanto emerso a Deltamed è la necessità di interventi mirati di carattere legislativo che comportino sia un riordino di quanto già presente, ovvero la legge sulla subsidenza e programmi tramite fondi europei, ma anche scelte che incentivino colture, appunto come il riso, che rischia l'abbandono. I temi sono così intrecciati, sono così collegati da un punto di vista ambientale, da un punto di vista produttivo, da un punto di vista di gestione complessiva, che probabilmente una legge quadro, un provvedimento legislativo che vada a toccare tanti aspetti, quindi economici, sociali, produttivi, è sicuramente quella più efficace, perché altrimenti lavoriamo su un punto e non riusciamo a coprire il resto. Una strada impegnativa e indispensabile e forse non più eludibile. Sì, questo è un tema che noi ci rendiamo conto proprio a livello di Deltamed, questi ragionamenti che, come dico, se non c'è un intervento che abbia una visione, un panorama poliedrico, perché senza il territorio non c'è sviluppo economico.
Con l'insale il territorio diventa sterile, senza imprese e senza popolazione non c'è attività economica, quindi tu devi creare le condizioni per far sì che ci sia il territorio, che sia un ambiente fruibile, che ci sia prospettiva economica, che ci sia insediamento e di conseguenza anche nella fascia costiera, per esempio turistico, legato appunto ai didi. DeltaMed, associazione dei Delta del Mediterraneo, nata dal sodalizio di uomini appassionati e competenti che operano costantemente in questi fragili territori di acqua e di terra, impegnati e solidali nell'affrontare e risolvere problemi globali. Scopi e obiettivi di DeltaMed: scambiare esperienze e conoscenze sulle problematiche comuni dei Delta e delle zone umide costiere. Organizzare incontri e convegni con la partecipazione di esperti e studiosi nei vari ambiti. Formulare proposte di soluzione delle problematiche territoriali e ambientali. Elaborare programmi, piani e progetti per lo sviluppo sostenibile delle zone deltizie e delle aree umide costiere. Sviluppare sinergie per il settore agricolo e produttivo. Consolidare il network tra i soci DeltaMed, tra questi e altre realtà similari in Europa e nel mondo. Territori conquistati all'acqua, intrecciati con essa, recenti e mutevoli, dove l'ingegno e il continuo lavoro dell'uomo hanno portato prosperità e bellezza. Siti di interesse internazionale, habitat naturali, spettacolari sfondi per un turismo consapevole. In questi territori borderline, il rischio di essere sopraffatti da forze naturali rende indispensabile l'opera costante dell'uomo. Difendere, mantenere, sorvegliare, irrigare, asciugare queste terre è il compito svolto ogni giorno dai consorzi di bonifica da sempre. Un impegno continuo per dare risposta alle nuove sfide. Paesi, borghi, campagne, valli e lagune hanno permesso il prosperare di attività ed economie legate ai valori di queste terre. Dall'agricoltura alla pesca, dall'itticoltura al turismo, uno dei poli economici più rilevanti d'Italia vive ogni giorno in simbiosi con le sue acque. Le opere architettoniche, castelli, palazzi, chiese, ponti, realizzate in queste fragili terre, sono aneliti di bellezza, segni unici che identificano i luoghi in modo inconfondibile e raccontano una storia ricca e intensa. Una storia che parte dai valori della terra e si eleva fino a grandi opere.
Il temuto innalzamento del livello del mare e le altre conseguenze dovute al cambio climatico rendono ancora più incognita la sopravvivenza di queste terre. Come muterebbe la morfologia del territorio? La comunità scientifica internazionale prevede per l'anno 2100 scenari che variano dai più 53 ai più 140 centimetri di innalzamento. In queste terre, l'azione sconsiderata dell'uomo a livello globale, la disattenzione ai mutamenti in essere e il poco impegno profuso porteranno a danni enormi, irreparabili. A tutti corre l'obbligo di intervenire, in modi e forme diverse, al fine di evitare o contenere questi danni.